Ben ritrovati con l'appuntamento con la video analisi on demand. Se cliccate sulla scritta che compare sopra la mia testa potete aprire un conto demo gratuito reale con eToro e così potete richiedere la vostra personale analisi, mi taggate, mi citate, sono presente su eToro, vedete Renny D, Renato De Carlo, se mi chiedete l'analisi di vostra, del mercato, di vostra preferenza tra i tanti offerti da eToro con le analisi ai chinashi. Comincio questa settimana con probabilmente chi era in posizione su gold se ne sarà accorto, questa mattina settimana si è aperta, guardate, questo è un grafico a candele intanto giapponesi, quello classico normale, questo è un grafico a un minuto giusto per darvi la dimensione, l'idea di quello che è successo quest'oggi. C'è stato tutto un tratto, tolgo la finestra dati se non si vede, un crollo, si era da queste parti 1256, sceso 1236, insomma un bel, faccio vedere, eravamo qui intorno a destra 1254 su questa piattaforma fino a 1236, davvero imponente, imponente. I traders che si stanno chiedendo che cosa è successo, che cosa mai è stato, si parla di Fed Finger, si parla sicuramente del fatto che i volumi a quell'ora erano piuttosto bassi anche in un clima estivo che già si riducono ulteriormente. C'è chi parla degli algoritmi che sono impazziti, che impazziti quando vedono già un movimento si tuffano, si buttano a capofitto e quindi amplificando quello che è il movimento. C'è chi parla anche di un intervento di una banca centrale, non lo so, fatto sta che c'è stato questo movimento e tuttora ancora non ha recuperato sopra il 1250, vedete resta 1242,80 in questo momento, intorno al 1243. Se torniamo invece, andiamo al grafico daily su base giornaliera e mettiamo anche quella Kinashi, vedete da questa rotellina settings, mettete grafico Kinashi, faccio notare che proprio settimana scorsa è stata confermata una candela verde, quindi in teoria dovrebbe esserci un'inversione del al rialzo, ovviamente, del metallo prezioso giallo dopo questa discesa dalla resistenza in area 1290, sembrava diretto a questo livello da dove con questa candela verde c'era stata una ripartenza, eravamo lì intorno a 1218-1220 dollari, si è fermato prima con riferimento questa volta intorno a 1244, certo è che adesso questa candela rossa oggi già che si vede tutto quello che è successo oggi già mette un po' a repentaglio questo supporto freschissimo che si era proprio creato la settimana scorsa. Vedremo intanto se è confermata, se ci sarà una chiusura sotto il livello, quindi già questo supporto sarà violato, riprenderà il discorso ribassista, insomma come sempre da seguire nei prossimi giorni. Io mi fermo qui, grazie, grazie per l'attenzione, mi raccomando aprite un conto demo gratuito o reale con eToro e poi mi citate, taggate e sarò lieto di rispondere alla vostra richiesta di analisi. Buona giornata, buona settimana a tutti voi e grazie, arrivederci.